Buongiorno, bentrovati, buon sabato 31 ottobre, vigilia di ogni santi. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Parola del Signore. Il brano odierno ci propone le ultime due parabole del discorso parabolico contenuto nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Queste ultime due parabole sono una parabola che riguarda il giudizio e il detto riguarda lo scriba. La parabola della rete gettata in mare, il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare, è una parabola che fa riflettere sul giudizio. Sì, perché come la rete raccoglie pesci buoni, pesci cattivi, ma alla fine si buttano i pesci cattivi, si tengono quelli buoni. Così il regno di Dio raccoglie tutti gli uomini, ma alla fine della storia vi sarà il giudizio di Dio e i buoni entreranno nella gloria del Padre, i cattivi saranno giudicati e saranno destinati alla perdizione eterna. Questo sarà chiaro alla fine della storia, ma già da ora chi muore in pace con Dio ha parte alla gioia eterna. E già da ora chi muore odiando Dio ha parte, ha per sorte la perdizione eterna. Meditiamo su queste verità della nostra fede. L'ormai prossima solennità di tutti i santi ci invita a guardare al destino di gloria che ci attende, ma anche a meditare sul giusto giudizio di Dio e a correggere la nostra vita, perché possiamo trovare misericordia davanti al giudice pietoso che è Cristo Signore, morto per noi sulla croce, giudice pietoso e giustissimo. Ancora vi è una seconda parabola, parla Gesù di uno scriba, dice che ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Questo elogio dello scriba che diventa discepolo del regno è certo un elogio di chi, come Matteo, provenendo dall'ebraismo, diventa discepolo di Cristo, ma è anche un richiamo al fatto che dobbiamo leggere l'Antico ed il Nuovo Testamento insieme e in ordine. Sant'Ambrogio diceva: bevi prima l'Antico Testamento, poi bevi il Nuovo Testamento. Il senso dell'Antico Testamento viene rivelato nel Nuovo Testamento. Quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre tenere presente che la pienezza della rivelazione è Gesù Cristo, che la chiave per comprendere le Scritture è la croce, è la Pasqua, la morte e la resurrezione, ed ancora che le affermazioni meno comprensibili e più difficili dell'Antico Testamento diventano comprensibili e vengono illuminate dalla piena rivelazione di Dio nel Nuovo Testamento, grazie all'insegnamento di Gesù e degli Apostoli. Ricordiamolo sempre: per comprendere le Scritture occorre leggere con ordine, estrarre cose nuove e cose antiche dal tesoro delle Scritture, e al tempo stesso occorre essere illuminati dallo Spirito che le ha ispirate per comprenderle in profondità. Preghiamo gli uni per gli altri e prepariamoci bene a vivere la solennità di ogni santi.
mettendoci in grazia di Dio, confessandoci, preparandoci a ricevere il Signore nella Santa Eucaristia. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.